dissolvimento del regno delle due Sicilie e condotta delle sue armate nelle province pugliesi. E questo il titolo dell'incontro organizzato dall'UNUCI sezione di Taranto, sezione appunto tenente colonnello Renato Dario Lupo. Ho al mio fianco il presidente della sezione tarantina Gianni Passafiume. Dunque una rivisitazione storica di quello che avvenne allorquando vi fu ovviamente il dissolvimento del regno delle due Sicilie. Si è demonizzato spesso questo regno, invece bisogna apprezzare davvero le sue capacità militari, come si legge nella presentazione, tranne qualche caso un po' particolare, però si è trattato di una realtà militare assolutamente efficiente. Vogliamo ricostruire in questa sede la verità storica dei fatti. E questo è il nostro scopo. Ricordiamo che durante il regno di Francesco II e comunque il regno borbonico e il regno delle due Sicilie, insomma, nacque la Nunziatella. Qui stasera abbiamo alcuni rappresentanti ex allievi della Nunziatella, tra cui molti generali che saranno qui schierati in prima fila e che assisteranno al nostro convegno. C'è lo storico Di Giovine che parlerà, il dottor Catenacci che è ex presidente onorario degli allievi della Nunziatella, e quindi saranno loro i relatori di stasera. E noi proseguiamo in questo percorso storico che abbiamo iniziato l'anno scorso, come lei ben ricorda, a partire dalla prima guerra mondiale. Poi abbiamo fatto l'operetta che è la via di mezzo tra la prima guerra mondiale e la fine Ottocento. Adesso ci stiamo occupando del post Regno d'Italia, del post Unità d'Italia, va bene, quel periodo lì, cercando di dare la verità storica. Tutto qui. È stato un po' un certo assembramento, le persone, un po' di confusione. È stato il prefetto di Taranto che mi ha dato l'onore di venire a salutarmi, anche la sua eccellenza è impegnata come tanti altri comandanti della base in varie manifestazioni che si concluderanno domani con il cambio del comandante in capo della squadra navale. Ringrazio il comandante Di Tullio in rappresentanza dell'ammiraglio Vitiello che ha avuto la cortesia di farci pervenire il suo apporto. Saluto il generale Fabiano che insieme ai suoi colleghi illustri generali della ex allieve della Nunziatella. E quindi per il tema dell'incontro di questa sera abbiamo chiesto la preziosa... Saluto anche il generale Langianese che è presidente della sezione UNUCI di Bari che mi ha fatto questo onore della sua presenza. Anche per il tema dell'incontro di questa sera abbiamo chiesto, spero di non aver dimenticato qualcuno, anche per il tema dell'incontro di questa sera abbiamo chiesto la preziosa collaborazione di relatori di qualità quali il dottor Giuseppe Catenacci, presidente onorario dell'Associazione Nazionale Ex Allievi della Nunziatella, e il dottor Francesco Maurizio Di Giovine, appassionato e competente ricercatore storico, che saluto e ringrazio con grande stima e cordialità unitamente al vostro grande applauso. L'evento di questa sera è frutto dell'impegno del nostro socio tenente e maestro del lavoro, dottor Michele Laviana, addetto stampa e relazioni esterne della nostra sezione, nonché delegato alla progettazione e realizzazione dei nostri convegni, che ringrazio col mio e col vostro applauso. Pagine di storia militare nelle province pugliesi del Regno delle Due Sicilie, questo l'argomento affrontato nel suo intervento, nella sua relazione, dal dottor Francesco Maurizio Di Giovine, ricordiamolo, ricercatore storico. Ecco, vogliamo approfondire appunto questi momenti di storia militare, quali i più salienti, i più significativi? Diciamo, sono tre aspetti. Primo, la dissoluzione del regno, vista dal punto di vista interno, cercare di capire che cosa accade. Secondo, l'esercito borbonico che era collocato in Puglia, che riceve l'ordine di evacuare la Puglia e di trasferirsi a Capua, dove è cominciata l'ultima difesa militare del regno. Un terzo aspetto, le figure significative
di uomini pugliesi che hanno fatto parte di questo esercito. Ecco, metterò a fuoco poche figure, ma figure esemplari per dignità come soldati, per intelligenza e per attività che hanno fatto. Cito uno per tutti, il colonnello Luigi Corsi, il fondatore di Pietrarsa. Proprio in questi giorni c'è stato il 150° anniversario che ricorreva della Napoli Portici, cioè questa ferrovia, la prima ferrovia in Italia, nata in territorio borbonico con locomotive borboniche volute da questo pugliese di Lucera. Buonasera a tutti, ringrazio il presidente della sezione Onusci di Taranto, il cavaliere dottor Passafiume. Saluto tutte le autorità presenti, sono tante, di livello e di spessore non solo istituzionale ma anche culturale elevato. Saluto i due relatori e sarò molto attenta ad ascoltare le loro prolusioni perché certamente ci porteranno delle conoscenze nuove o quantomeno dei confronti di conoscenze che saranno utili ad approfondire quello spinoso passaggio storico nella complessa questione risorgimentale tra Unità d'Italia, e caduta del Regno dei Borbone. Il problema è stato dibattuto in una maniera, una pagina nera quasi della storia del nostro risorgimento, è una pagina dolorosa, dolorosissima. Il processo unitario comunque sembrava essere una necessità storica in quel momento e come tale andarono le cose. Purtroppo il re di Napoli, il regno dei Borbone, in quel momento non rappresentava una pedina utile alla politica delle potenze europee. Non a caso ci furono molte defezioni non soltanto sul piano così istituzionale, come dire, gli inglesi, i francesi, eccetera, proprio le potenze vere e proprie, ma addirittura molti degli ufficiali, degli altissimi ufficiali dell'esercito borbonico tradirono il loro re. Una cosa volevo così significare questa sera, l'attenzione a quella questione particolare che è nata un paio di anni fa sul 13 di febbraio, giornata della memoria dei martiri del Mezzogiorno. Se ne è fatto un gran parlare, ci sono state questioni di tutti gli storici, noi storici perlomeno abbiamo firmato un po' anche delle situazioni di disagio forte perché la regione Puglia, la nostra regione, andava ad avallare la richiesta di istituire la giornata della memoria dei martiri del Mezzogiorno per il 13 di febbraio, che sappiamo essere la data della caduta di Gaeta e quindi della fine, proprio del suono della campana morto del nostro regno borbonico. Bene, in quella voce, in quel concerto di voci, modestamente, ho dovuto dire anche la mia ed ero contraria non per queste questioni storiche, di non necessità storica di questa guerra che si era fatta perché guerra non era stata, cioè di questa caduta così assurda dei Borboni, ma perché ho detto che i martiri del Risorgimento, che siano del Regno delle Due Sicilie, che siano del Regno, che siano della Repubblica di Venezia, del Regno Lombardo-Veneto, dello Stato Pontificio, sono tutti uguali. Noi volevamo una giornata. Il dottor Giuseppe Catenacci, presidente onorario dell'Associazione Ex Allievi della Nunziatella, la scuola militare Nunziatella dalla sua fondazione ai nostri giorni, è questo il tema del suo intervento. Il ruolo proprio di formazione di quella scuola che tanto ha avuto importanza e tanto è stata determinante all'epoca appunto del Regno Borbonico. E non solo del Regno Borbonico, diciamo, perché è la fondazione che affonda
nella prima metà del 1700 e si ufficializza poi nel 1787 quando l'Annunziatella, con decreto del re Ferdinando IV di Borbone, apre su Pizzo Falcone, la località dalla quale poi ininterrottamente da quel giorno del 18 novembre del 1787 è rimasta a testimoniare il suo ruolo di formazione e di concorso alla formazione delle forze armate. Si è allontanato, ahimè, da Pizzo Falcone solo due volte, nel 1859, quando era ormai la caduta del regno alle porte e si trasferì a Caserta, e poi dopo due anni rientrò, e poi ancora un'altra volta nel 1943, quando con la Seconda Guerra Mondiale i bombardamenti a Napoli consigliarono di spostarla a Benevento, per cui scherzosamente diciamo che due volte si è allontanato da Napoli e sono cadute due monarchie, la prima volta quella dei Borboni, poi quella dei Savoia. È una scuola che veramente ha avuto un ruolo fondamentale e continua ad avere un ruolo fondamentale non solo nella storia ma anche nella formazione. Una scuola che si appresta a continuare il suo ruolo a livello europeo e quindi veramente sarà. Poi voglio aggiungere solo una parola con questo opuscolo che voglio dare. Sono venuto qui anche per un altro motivo, perché tramite mia moglie siamo discendenti diretti dei Cottreau, una famiglia di origine francese stabilitasi a Napoli, e uno dei Cottreau, il bisnonno di mia moglie, è l'architetto ingegnere Alfredo Cottreau, che è quello che ha costruito il ponte girevole di Taranto. Quindi un legame con Taranto. Ecco, quindi è un, diciamo, un legame particolare, ha partecipato anche a altre opere, e il fratello Paolo Ammiraglio, anche lui è stato qui, quindi c'è un legame anche sotto questo profilo. Voglio darle questo buscoletto. Con piacere. La ringrazio. Un saluto a tutti, signore, signori, soci dell'UNUCI e soci dell'Associazione Nazionale degli Ex Allievi dell'Annunziatella, di cui io sono presidente in Puglia per la sezione pugliese. Un saluto in maniera particolare al professor Catenacci, nostro presidente onorario e illustre storico dell'Annunziatella, dei fatti meridionali. Non ruberò affatto né il tempo a tutti, né l'argomento che tratterà Giuseppe Catenacci. E due parole solamente sull'Associazione Nazionale degli Ex Allievi dell'Annunziatella, la Scuola Militare dell'Annunziatella di Napoli, come forse molti sapranno, è stata per tanto tempo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'unica scuola militare in Italia. Adesso condivide l'onore con la Scuola Militare Navale Morosini, con la Scuola Militare dell'Esercito Teulier a Milano e con la Scuola Militare dell'Aeronautica 2 a Firenze, però si fregia del vero o falso titolo della più antica scuola militare d'Europa, essendo stata fondata nel 1787 da Ferdinando IV di Borbone, poi Ferdinando I, re delle Due Sicilie, ed essendo rimasta in esercizio ininterrottamente dal 1787 a oggi. E in tutti questi anni, questi 200 passa anni dalla scuola, sono passati tanti allievi che poi hanno abbracciato la vita delle armi oppure hanno continuato gli studi e hanno proseguito nella vita civile, affermandosi nelle loro professioni. Vorrei fare una piccola carrellata di personaggi usciti dalla scuola militare, però toglierei troppo tempo, non vorrei fare torto a nessuno, quindi di parte da Vittorio Emanuele III di Savoia o Amedeo d'Aosta, che sono stati ex allievi, Ettore Gallo, presidente della Corte Costituzionale,
Parliamo di regno borbonico, del regno delle due Sicilie e della mitica scuola Nunziatella. Qui c'è una folta rappresentanza di generali, ma ci sono anche rappresentanti della società civile tarantina come il dottor Giuseppe Scarlino. Certamente il ricordo, l'esperienza di quegli anni in un unicum storico. Beh, il ricordo della Nunziatella porta all'affiorare di sentimenti molto belli perché ci riporta all'adolescenza, quindi è tutto molto piacevole. La Nunziatella ci ha educato, ci ha insegnato qual era la dritta via perché un uomo diventasse un uomo con la U maiuscola, e la storia è importante, ed è importante che gli incontri, questi incontri culturali si facciano, perché senza conoscere la storia non si può costruire il futuro del paese. Purtroppo siamo in un momento delicato dove molti dimenticano che cosa siamo stati. O non lo sanno proprio, peggio ancora. O quante lotte sono state fatte, e sarebbe necessario che si riportino alla luce quelle che sono le esperienze e i sacrifici che gli italiani hanno fatto per arrivare a diventare quello che noi siamo. 1948, rientra in Italia, la Repubblica si congeda, la Repubblica italiana lo nomina ambasciatore in Giordania e lo rimane fino a quando va in pensione, rimane per 20 anni, per la sua grossa conoscenza del mondo arabo. Ma quanta grandezza c'è! È sepolto a Capua, perché di Capua era la moglie, Amedeo Ghiglie, piemontese, innamorato di Napoli, della tradizione, e i suoi due figli, ex all'Inziatella. Quando era in, e conclude su questo grosso personaggio, anche se è una divagazione, quando era in Etiopia, si innamora di una ragazza etiope e gli dona un anello. Lui era già fidanzato. Poi si salutano, vanno via. Quando lui è ambasciatore con la moglie, racconta tutto alla moglie e decide di fare un viaggio, andare a incontrare se era ancora viva questa signora. La va a incontrare, gli presenta la moglie, e questa donna etiope pare che fosse molto bella, si toglie l'anello e dice: questo le compete, signora, alla moglie di Amedeo Ghiglie. E la moglie di Amedeo Ghiglie, molto cavallerescamente, dice: no, l'ha regalato a te, tienilo al ricordo di mio marito. Piccoli aneddoti, però quanta grandezza c'è. Allora, eravamo al cimitero, vedo per terra una lapide di un maggiore tal dei tali, capitolato del disciolto esercito. Cioè, questo poi andiamo a vedere sul libro di Selvaggi, aveva combattuto a Gaeta. Quando morivano, nella seconda metà dell'Ottocento, non c'era il coraggio di mettere nemmeno ufficiale del disciolto esercito dell'Armata delle Due Sicilie, del capitolato esercito. Allora, questa lapide era per terra perché avevano tolto tutti, gli eredi non sono più interessati. Allora dico al custode del cimitero: ma cosa ne fate di questa lapide? Ah, la rompiamo. Me la vendete? Cosa deve fare? La teniamo in memoria, la porta al cimitero del Tronto, la mettiamo in fortezza. Abbiamo concordato 50 euro, me la sono messa in macchina e sono tornato a Bologna con la lapide del maggiore. Allora parlo a mia moglie dice: il maggiore non entra in casa. E io a Civitella dovevo andare dopo alcuni mesi. Allora la porto in un pian terreno, in un deposito utilizzato da mia suocera, e mi dimentico di dirgli. Mia suocera un giorno va in questo deposito, vede questa lapide, capisce che è una lapide mortuaria, dice: avete già deciso di fare la lapide prima che io morissi? Mi scusi signore, mi ero dimenticato di avvertirla. E ora, ecco, ho fatto un altro viaggio col maggiore, l'ho portato a Civitella. Il dottor Cadenaccio è testimone oculare, perché è mia intenzione, e ho sparso voce a tutti gli amici: quando trovate in cimitero queste lapidi, avvertitemi, le portiamo a Civitella, almeno concentriamo lì tutte le cose. Perché distruggere e cancellare la memoria? C'era una bravissima signora bolognese, Cristina Campo, e ha scritto un libro dal titolo Le pietre parlano. Le pietre parlano, ed è vero. Torniamo a noi. Ora vi voglio parlare di un altro ufficiale nato a Lucera e ancora oggi è di grande attualità. Ufficiale di artiglieria, ex allievo Nunziatella. È meritoria di questo convegno l'azione di, come dire, l'operazione Verità
fatta appunto a proposito del regno borbonico, del regno delle due Sicilie, spesso ingiustamente stigmatizzato. È chiaro che parlare con un ex allievo dell'Annunziatella, una scuola fondata da Fernando IV di Borbone, va de plano che ci sia una fortissima difesa e una forte aspirazione al ricordo di quello che erano i Borbone hanno rappresentato nel nostro paese. La storia è stata abbastanza distorta, è arrivato il momento di chiarire che il Regno delle Due Sicilie e i Borbone hanno contribuito a portare la civiltà nel nostro paese, molto spesso dimenticato questo, ci si dimentica anche di essere degli italiani giusti.